Buonasera a tutti gli amici di Radio Evolution e bentornati all'ascolto di A Ruota Libera, trasmissione di Libero Pensiero. Chi vi sta parlando dai microfoni della radio è Andrea Picco e questa sera la qui presente puntata è dedicata apparentemente alle donne. Eh sì, perché dico apparentemente? Perché in quanto uomo è meglio non permettermi di fare un discorso intorno al mondo femminile, anche se si trattasse di un'apologia, rischierei subito di essere tacciato per ruffiano. In realtà questa sarà una puntata dedicata a quella parte, non grande per verità, di intelligenza che c'è nell'amore. Cioè una puntata dedicata all'intelligenza che c'è nell'esperienza amorosa. Questa intelligenza ci porta verso un amore buono, un amore nutriente, la visione di un amore maturo che cresce lontano dalla dipendenza. Ed è per questo che spesso non ci piace, lo troviamo un po' spocchioso questo amore, banale, arrogante, come se fosse un primo della classe che si dà delle arie. Quanto è più facile invece identificarsi con amori sbagliati, con gli amori rubati, gli amori dolorosi, ossessivi, con la parte patologica dell'amore, quella che si mescola col bisogno di possesso o per contro, per differenza, col bisogno di appartenenza. Ma questa sera no, questa sera noi staremo sulla prima forma di amore, sull'amore che si ama, l'amore che si rispetta, l'amore pieno di amor proprio. È per questo che metteremo al centro una donna, anzi le donne. Ma non lo faccio io, Te lo lascio fare a Gabriel García Márquez con questo brano dal titolo Una donna intelligente. Quanti uomini ho sentito dire che desiderano una donna intelligente nella loro vita. Io li incoraggerei a pensarci bene. Le donne intelligenti prendono decisioni da sole, hanno desideri propri e mettono dei limiti. Tu non sarai mai al centro della loro vita perché questa ruota intorno a se stessa. Una donna intelligente non si lascerà manipolare né ricattare. Lei non manda giù colpe, si assume responsabilità. Le donne intelligenti mettono in discussione, analizzano, litigano, non si accontentano, avanzano. Quelle donne hanno avuto una vita prima di te e sanno che continueranno ad avercela una volta che te ne sarai andato. Lei è qui per avvisare, non per chiedere il permesso. Quelle donne non cercano nella coppia un leader da seguire, un papà che risolva loro la vita, né un figlio da salvare. Loro non vogliono seguirti, né segnare la strada a nessuno. Vogliono camminare al tuo fianco. Lei sa che la vita senza violenza è un diritto, non un lusso, né un privilegio. Loro esprimono rabbia, tristezza, paura, gioia allo stesso modo, perché sanno che la paura non le rende deboli, nello stesso modo in cui la rabbia non le rende maschili. Queste due emozioni e le altre tutte insieme la rendono umana. E basta. Una donna intelligente è libera perché ha lottato per la sua libertà. Non è una vittima, è sopravvissuta. Non cercare di incatenarla perché saprà come scappare. Ricorda che l'ha già fatto prima. La donna intelligente sa che il suo valore non risiede nell'aspetto del suo corpo né in quello che fa con esso. Pensaci due volte prima di giudicarla per la sua età, l'altezza, il volume o il comportamento sessuale, perché questa è violenza emotiva e lei lo sa. Quindi
prima di aprire la bocca per dire che desideri una donna intelligente nella tua vita, chiediti se tu sei davvero fatto per inserirti nella sua. Beh, in questo pezzo Gabriel García Márquez ha messo al centro le donne, alcune donne, quelle intelligenti, appunto. Certo, è un testo di un'altra epoca in cui la parola stampata, già solo per il fatto di uscire su una pubblicazione, prevedeva una certa consistenza, una certa distanza dal pubblico che gli permetteva anche soltanto di essere letta e riletta, ascoltata e riascoltata, soppesata, analizzata, digerita. Invece se fosse pubblicato oggi questo testo, oh, già li sento i commenti dei social. Se, cioè, ammettiamo che un certo hashtag Gabriel de noi altri si permettesse di scrivere un post del genere sotto il suo profilo social. Commento numero uno. Siracida. Le donne intelligenti, certo, certo, le donne intelligenti. Perché? Le altre invece sono tutte stupide? Eh? Tutte sceme quelle che si innamorano, che si fidano, che vengono tradite? Commento numero due. Jenny Free. Se dai, trovala tu una donna così. Tanto poi voi uomini, manco la volete una donna così, tutta d'un pezzo, che non si piega niente? Cioè, a voi interessa che si pieghi? E come? Paolo 6, commento 3. Ma stai scherzando? Ma no che non la voglio una donna così. Una straccia, una rompi, ma una che ha ridire, da ridire su tutto. Sempre a sfondare la Wallera con le sue opinioni. Ma non ne possiamo più di questa ondata di ritorno femminista. Noi uomini vogliamo dolcezza dalle donne, le vogliamo docili, accoglienti. E non è mica questo il ruolo di una donna. Commento numero 4. Oriana Oriani. Beh, certo, è facile pontificare su quale dovrebbe essere il grado di libertà di una donna matura, conquistato a suon di calci assertivi nel di dietro al mondo in cemento armato dello strapotere maschilista. È facile quando sei un uomo,
Ma la verità è che voi uomini neanche permettete a una donna di mostrarvi quanto vale. La bloccate prima, perché ne avete paura. Paura avete, paura. Oppure gli fate un piedistallo letterario, come questo Gabriel qui. Ma fammi piacere. E mi fermo qui, a questi quattro commenti, ma potrei continuare. Come se potrei continuare? Non serve certo che ve lo dica io. E credo di essere stato anche fin troppo letterario nell'immaginare l'inizio ipotetico di questa trafila di commenti. I più sarebbero stati insulti, grugniti, giudizi slogan senza argomentazione, no? Certo, questo testo l'ha scritto un uomo. E se volessimo essere maliziosi, sì, possiamo anche sentirci sotto un certo inconsapevole giudizio da parte di quest'uomo, a quelle molte donne che non ce la fanno ad agire quella intelligenza e rimangono invece vittima di amori invischiati. Inciampano nella normale colla della dipendenza. Ma in fondo non possiamo davvero colpevolizzare nessuno per non essersi liberato, non credete? Nessuno può sentirsi in colpa per non essere uscito da una prigione che non ha voluto, da un inganno che non ha scelto. Ma allo stesso tempo io penso che Marquez volesse scolpire con questo testo un tributo a quella parte tosta del genere umano, quella parte che emerge, che non accetta il compromesso, quella parte che si ama prima di qualunque patto o compromesso, quella che ama la libertà propria e la libertà dell'altro. A quella parte di umanità che sta nelle donne come negli uomini. Guarda che se fai calzare una donna quella parte, allora ci senti dentro una potenza incredibile. Ci senti dentro trionfo, riscatto. Non devo certo mettermi qua io adesso a farvi una lezione di sociologia sul ruolo della donna nella storia, no? Per capirne il perché. Ma se rileggessi il testo e ci mettessi un uomo come protagonista al posto di una donna, sono convinto che molte cose vibrerebbero lo stesso. Sì, d'accordo, non allo stesso modo, ma la forza di non appiattirsi nell'altra persona, di non perdersi in una fiducia ingenua, magica, persino sciocca, la forza della responsabilità dei propri sentimenti, quella sì che vibrerebbe. Recentemente sto seguendo Odette in un percorso di dramaterapia individuale per adulti, diciamo un percorso di crescita personale attraverso il teatro. Odette è una donna di 35 anni che si è rivolta a me dopo alcuni incontri in gruppo con la voglia di andare più a fondo, andare più in là, di chiedersi di più a se stessa e anche con la voglia di farlo con un linguaggio che lei ama e ha trovato in me lo stesso amore, è il linguaggio del teatro, l'avete capito. Odette mi chiede fin dall'inizio di poter lavorare sulla sicurezza in se stessa, come donna,
sull'indipendenza dal giudizio altrui, soprattutto quello maschile, sull'assertività e sul piacersi di più. Allora cominciamo subito il lavoro. Lavoriamo attraverso attività di risveglio corporeo sulla propria presenza, fisica ed emotiva, sul proprio carisma, sulla luce interiore che possiamo accendere nella nostra comunicazione quando ci rapportiamo agli altri. Odette mi porta il testo di Mirandolina, una locandiera sprezzante degli uomini che lei ama far innamorare e gode Mirandolina nel burlarsi di loro e poi lasciarli così, dichiarando di non aver bisogno di loro. Odette ama quel disprezzo che sembra pareggiare i conti in qualche oscuro modo nella sua vita. Tralasciamo poi il fatto che Mirandolina si innamora lei stessa e finisce per sposarsi. Vabbè, questo è un copione storicizzato dal quale non se ne esce, ma d'altra parte era anche un testo goldoniano. Torniamo a noi. Con Odette andiamo più a fondo. Odette scrive delle scene di teatro dove ci sono delle donne raggirate, riempite di promesse e poi abbandonate, altre umiliate pubblicamente, altre ancora dove ci sono donne ferite che implorano per un perdono, per una parola, per uno sguardo. Andiamo ancora più a fondo e in un disegno simbolico sull'arco di vita di Odette lei mi fa entrare nella storia delle sue cicatrici, delle sue ferite e di quelle ancora aperte, bocche mute ancora urlanti, come le chiamerebbe Shakespeare. Odette è stata una donna a cui l'amore è stato strappato via, una bambina buttata al mondo e poi spostata di famiglia in famiglia. È stata una giovane etichettata, sempre con l'etichetta sbagliata. Odette ci ha provato ad innamorarsi, a fidarsi, a lasciarsi andare, ma è come se il destino avesse fatto un oscuro patto, oscuro e malinconico, con gli uomini della sua vita, per ritrovare sempre e soltanto quell'abbandono e quella delusione successiva all'illusione che sembravano essere nati con lei in culla. E ancora Odette chiede a se stessa e poi a me: ma come posso farmi ascoltare? Come posso farmi guardare da quella persona che non mi vuole più? Come posso farmi perdonare per essere stata troppo insistente, troppo tenera, troppo innamorata? Caro Odette, non c'è risposta a questa domanda, perché è l'altra faccia dell'abbandono e della ferita. Ci può essere solo una terza via, quella del perdono, dell'accettazione e della rinuncia a cercare perché si è già trovato. Già, è facile a dirsi, no? Ma a farsi? Come si fa? Come si fa? Chi dice a Odette che lei va bene così? Chi può occuparsi di lei? Di quello che le piace, del suo piacere? Chi insegna a Odette a essere la mamma di se stessa ora che è adulta, ma dentro di lei grida ancora la bambina che è stata? Chi sussurra a Odette che è bella? Oltre la bellezza imposta, è bella quando ride, quando gioca, quando si crede. Chi applaude Odette quando ci mette tutta la sua verve in un pezzo di teatro o nella spiegazione giocosa per i suoi bambini, già perché Odette è un'insegnante. Chi dice a Odette che non si chiede perdono per essere innamorati, ma al più si dice grazie, o sei bellissimo, o vuoi venire a fare una passeggiata con me? Chi si specchia con Odette e si guarda occhi negli occhi per vedere che quella persona che siamo è la persona che possiamo amare per il resto della nostra vita ed è la persona con la quale ne ameremo molte altre. Coraggio, Odette. Coraggio. Con Odette abbiamo cambiato rotta. Abbiamo lavorato sulle idee dentro la donna, le idee dentro di lei, sui suoi copioni di donna, sulla forza assertiva dei no e sulla rabbia, quella vitale. Abbiamo scritto una poesia che si intitola Amo di me quando...
E l'abbiamo recitata di fronte al mare, al tramonto. Oh, a teatro si può far tutto, eh? Anche se eravamo in zona rossa, l'abbiamo fatto. E poi abbiamo recitato anche il testo di Márquez, quello che vi ho letto prima. E l'ultimo giorno, Odette si è accorta che tutto quell'abbandono, lei non se l'era mica meritato, non se l'era mica cercato. Le era capitato. Punto. E un uomo che le dice «Sei pressante, vattene!» Beh, quell'uomo doveva stare attento. Doveva stare attento alle parole che usava perché lui non lo sapeva chi aveva davanti. Lui non sapeva niente di lei, di quella strada, di quella forza. Odette celebrava la sua forza, le sue ferite, le difendeva. Odette oggi la difende, la sua forza, perché quella forza è lei, quelle ferite sono lei e non può essere che così. Buona strada a tutti.